Dei segni dell'Istituto Comprensivo Pescara 4, sotto la guida della dirigente scolastica Daniela Morgione, curato dai docenti Maria Tentarelli, mentre per la parte musicale i docenti Rosaria Core, Stefano Cutilli, Piero Delle Monache, direzione artistica a cura di Franca Berardi. Grazie ragazzi! Mattinata della 32esima edizione del premio nazionale Paolo Borsellino. Fatevi un applauso forte, fatevi un applauso, perché questa è una mattinata di impegno civile, del darsi da fare, come piace dire al premio nazionale Paolo Borsellino. Dal 14 di ottobre abbiamo iniziato questa corsa verso la 32esima edizione, che si svolgerà all'Aquila il prossimo 25 ottobre. Abbiamo incontrato migliaia di studenti, incontri, street art, musica, e questa mattina abbiamo raccolto l'invito di poter parlare di temi così importanti come quella delle dipendenze. E allora noi siamo qui questa mattina per dire no, no alle mafie, no alle... alla droga ovviamente, no alle dipendenze affettive, no alla dipendenza della tecnologia, ma per dire tutti questi no abbiamo prima detto un sì. Quello che veniva e viene costantemente dalla scuola, quello che viene dalle associazioni, dalle parrocchie, anche dai ragazzi che ci scrivono in direct, quello di non avere paura, di affrontare gli argomenti, anche quelli più scomodi, e trovare il linguaggio, quello più appropriato, per poter trovare una soluzione insieme. E allora come lo facciamo? Un po' come quando si è a scuola e si organizza un'unità didattica o comunque una lezione. Abbiamo pensato di trovare degli interpreti che potessero abbracciare tutte le vicissitudini, le sfumature di questi argomenti, seppur in maniera delicata, e quindi abbiamo chiamato un giornalista. Ecco, avevamo bisogno di qualcuno che avesse il polso delle immagini di quello che accade nella nostra città, ma anche nella provincia e, perché no, anche la regione. Per questo abbiamo invitato Pietro Lambertini. Un applauso a Pietro. E allora abbiamo invitato anche David Mancini, carissimo amico del premio Borsellino, ma procuratore del Tribunale dei Minori, per farci comprendere anche un attimino quello che accade prima, dopo e durante. E poi abbiamo chiamato un super parroco, un fuoriclasse, Don Antonio Coluccia, che credo si sia già accomodato. Facciamo un applauso a Don Coluccia. Perché? Perché Don Coluccia è una di quelle figure straordinarie che il buon Dio ci ha mandato, quello che col megafono e col sorriso riesce ad arrivare davvero dove le luci tendono a spegnersi. Bene, e allora per fare tutto questo abbiamo invitato questi ospiti, perché? Perché il premio è così,
costruisce il ponte, l'opportunità, l'occasione, e poi facciamo un passo indietro affinché le mattinate come queste possano rientrare nella vita quotidiana di ciascuno, passando per la scuola e trovando poi una vita propria, perché io mi aspetto che da qui ai prossimi appuntamenti del premio qualcuno poi arriverà e mi dirà: sapete, quella mattina io ho avuto l'opportunità di comprendere questo aspetto, ed ecco, questo è il mio contributo, che può essere con una canzone, un testo, un saggio, insomma quello che volete. E per noi è molto importante non dare soltanto una visione frontale, come dire, farvi venire o, come dire, impegnarvi una mattina sottraendovi al percorso scolastico quotidiano, insomma, fino a se stesso. Per noi è importante che noi qui si stia bene innanzitutto, si stia con l'emotività giusta per provare a recepire quelle informazioni necessarie e poi ridistribuire con le proprie idee. Perché qui al Premio Nazionale Paolo Borsellino, come abbiamo dimostrato lo scorso 23 maggio, riempiendo tutto il giorno Piazza Salotto, c'è spazio per i ragazzi, e quindi questo è molto importante. Questo può avvenire soltanto se voi continuate a rispondere così numerosi. Quindi, applauso. Oh, sono arrivate queste fantastiche serie Super Green, ma prima di iniziare con gli ospiti, che non ve le manderanno a dire, volevo che, insomma, venite e ci raggiungeste qui sul palco Lorenzo Sospiri. Applausi. Perché? Perché il dottor Sospiri è vicino al premio Borsellino in maniera costante e ci porta sempre la vicinanza del Consiglio regionale e della Regione Abruzzo. E allora, benvenuto. E grazie. Prego. Allora, grazie. Come vedete, sotto la grafica c'è il simbolo della Regione Abruzzo e anche il simbolo del Consiglio regionale. Questo è qualcosa che sinceramente mi riempie di particolare orgoglio, perché il premio Borsellino da ormai due anni è istituito con legge della Regione Abruzzo, quindi le future 32 edizioni, ancora di più, che ci saranno, si terranno a prescindere dalla nostra volontà, dalla nostra sensibilità, si terranno per legge, perché è un patrimonio di tutta la regione e di tutta la nazione. Durante il periodo degli attentati, a cui poi seguì questa primavera di libertà civica dalla mafia e da tutte le dipendenze che foraggiano economicamente la mafia, che è un po' il tema che oggi sarà trattato, io penso facessi l'ultimo anno del liceo, e da allora non ho mai tolto la foto di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone dalla mia scrivania, perché io sono certo che il premio aiuterà alcuni di voi, molti di voi, spero la maggior parte di voi, a segnare in testa questo momento, e poi magari sarà trascurato questo ricordo per un po' di tempo, come anche normale che avvenga, fino a quando non riemergerà magari quel giorno in famiglia, quel giorno sul posto di lavoro, quel giorno in un'istituzione repubblicana in cui sarete magari chiamati ad eleggere per governare e decidere cose importanti della vostra città, della vostra regione e chissà anche della vostra nazione. E vi tornerà quel ricordo, vi tornerà il ricordo di Falcone, di Borsellino, degli uomini della scorta, di tutti gli altri magistrati che sono caduti nella difesa di ciò che è bene contro ciò che è male, perché il mondo si divide così, tra il bene e il male, e i temi che tratterete oggi, cioè le dipendenze, tutte le dipendenze, sono l'oggetto di un contrasto che noi dobbiamo fare, perché non c'è nulla né di figo né di bello nell'essere soggiogato da una dipendenza. In conclusione, permetta di rivolgere un ringraziamento agli insegnanti, ai professori, alle professoresse, ai dirigenti scolastici che ci aiutano, vi aiutano, ci permettono di fare tutti gli anni questa grande edizione. Loro sono forse i principali presidi di legalità che noi abbiamo, non devono essere disturbati da genitori a volte troppo invadenti,
bisogna lasciargli fare il loro lavoro, perché come il mio amico Pietro Lambertini sa, perché è un cronista attento, mi fa molto piacere che sia e ci ha accompagnato in questi ormai decenni, caro Pietro, anche tu stai invecchiando, non è, solo per me gli anni, però noi abbiamo visto tante vocazioni essere messe in discussione, io personalmente ne ho viste tante, ho visto uomini condivisa avere un tentennamento sulla propria vocazione, ho visto uomini impegnati nelle istituzioni tentennare e magari cedere alla corruzione, alla corruttela, ho visto anche uomini con abiti sacri tentennare. Io non ho mai visto un insegnante tentennare nella vocazione, perché quel mestiere si può fare solo per vocazione. Non ho mai visto un insegnante che non abbia tentato fino all'ultimo di recuperare l'ultimo dei propri alunni. Non ho mai visto un insegnante contento di un ragazzo che si perdeva nel percorso scolastico e non ho mai visto un ragazzo non ricordare nella stragrande maggioranza dei casi l'insegnante che gli ha teso la mano quando ne aveva bisogno. Quindi noi dobbiamo difendere il nostro primo presidio di legalità, che sono gli insegnanti, i professori, le professoresse del sistema scolastico pubblico italiano, che io voglio ancora una volta ringraziare per quello che fanno. Grazie professore. Molto bene. Allora, poi mi avvisate se arriva il sindaco, perché insomma ci teneva ad esserci, quindi poi nel frattempo mi date un cenno, perché qui è un po' tutto buio. Nel frattempo vediamo e capiamo se ci siete voi tutti. Allora, dovrebbero esserci i ragazzi dell'Istituto Volta. Dove siete? Facciamo un po' di commedia, rispondete presente, forza. Facciamo l'appello come a scuola. Allora ricominciamo, senza fischi. L'Istituto Volta. Presente, si dice, il liceo d'Ascanio, il liceo Galilei, il liceo Mibe, il liceo Classico, il liceo Marconi, ok, e i ragazzi dell'istituto comprensivo Pescara 4, di cui poi, bravi, ok, molto bene, allora, vi dicevo, di cui poi insomma presteremo, perché ecco qui un altro discorso, un inciso che devo farvi. Ok gli incontri, ok le testimonianze, ok l'operato di ciascuno verso un'unica direzione, quindi la promozione dell'educazione alla legalità, cercando di comprendere anche un po' che non è che dobbiamo sempre annoiarci così, queste cose un po' lente. Allora si può fare anche in maniera dinamica, l'abbiamo dimostrato, ve lo dicevo prima, con la street art due giorni fa, l'abbiamo fatto con un concerto bellissimo di Piastante che poi avremo alla fine di questa mattinata, insomma, e oggi lo facciamo con il teatro. Beh, guardate bene, il premio ha pensato di fare proprio due giornate, cioè quella di oggi e quella di domani. Vi dico perché. Quella di oggi in cui abbiamo pochi filtri, diciamo così. E invece domani saremo al Sant'Andrea perché affronteremo questi argomenti occupandosi, avendo un'utenza differente. Ci sono i bambini della scuola primaria e quindi quella di secondaria di primo grado. Appunto perché? Perché tra le varie indicazioni che ci vengono fornite abbiamo compreso che il primo approccio, diciamo così, di conoscenza alle sostanze stupefacenti per media si aggira intorno all'età degli 11-12 anni. E allora non è mai, come dire, troppo tardi, no? Iniziare a comprendere e a parlarne, quindi si può anticipare qualcosina per portare con linguaggi appropriati questo tipo di tematiche nella quotidianità per starne lontano, no? E comprendere come potersi comportare. Bene, allora partiamo con il primo ospite, vorrei un grande applauso per Pietro Lambertini qui sul palco. Grande, yeah. Oh, allora, buongiorno a tutti. Testing, ok, fatto. Funziona, leggo, no? Vai. Allora, partiamo con il primo video.
si abbassa sempre di più l'età dello sbarco. Adesso già da 13 anni i ragazzini cercano il divertimento con le trasgressioni, prima le sigarette elettroniche, poi le uscite a base di alcolici e droga. Ormai tra i 15 e i 19 anni il consumo di alcol è dilagante, quasi 2 milioni di studenti ne fanno uso, quasi 800.000 ragazzi bevono e si ubriacano fino a stare male, e poi il consumo di droga è in aumento costante. Pensate che 44.000 studenti in Italia ammettono di aver provato la cocaina, e sono tanti di più quelli che usano le sostanze di nuova generazione, le droghe sintetiche che si comprano anche su internet. Si chiamano NPS, nuove sostanze psicoattive, e nella classifica delle droghe resta diffusissima la cannabis. Si stima che 580.000 studenti in Italia ne facciano un uso regolare ogni fine settimana. Tanti giovani si divertono anche così. Questa sera ci chiediamo perché. Benvenuti a un'altra puntata di 31 minuti. Superare i confini del proibito, scardinare il limite dei divieti, sentire l'ebbrezza di fare qualcosa che invece non si può. E questa è la tendenza che si fa largo tra i ragazzi, sempre di più esagerare fino a stare male. Succede con l'alcol, succede con la droga, succede con le NPS e anche con l'uso di psicofarmaci senza la ricetta medica. Il video che vedete è stato girato da un genitore nei pressi di un supermercato di Pescara, aperto anche di notte. La vendita di alcolici ai minorenni è vietata, e per acquistare gin e vodka c'è bisogno di esibire un documento di identità, ma sul marciapiedi è pieno di bottiglie ormai vuote fino all'ultima goccia. Ci sono birra, vino e superalcolici mischiati con gli energy drink e i succhi di frutta. Ci sono decine e decine di ragazzi che si passano le bottiglie. Per divertirsi i giovani bevono senza freni. È quasi una gara chi beve di più. La festa del fine settimana consumata in mezzo alla strada. A un certo punto interviene un'ambulanza, qualcuno ha superato il limite e si è sentito male. Non è una novità. I medici, gli infermieri, i volontari, i primi che intervengono in strada, si trovano davanti a queste scene ogni venerdì e sabato. Ragazzini ubriachi che sfiorano il coma etilico. Sono quasi incoscienti, non riescono neanche a parlare e camminare. Vomitano, hanno perso il controllo e la libertà di se stessi. Gli amici ridono. E quello che spaventa di più è che per i giovani tutto questo è normale. È normale bere, fumare, drogarsi e farsi male. Ma perché? Ma perché? Ecco perché ho voluto fortemente che questa mattina ci fosse Pietro, al di là del fatto che ci lega una conoscenza e un'amicizia da diverso tempo. Pietro è uno che fa le cose sul serio, e queste immagini, questa sua trasmissione, 31 minuti, dà proprio l'idea, no? Entra proprio nel vivo. Ma dimmi tu che cosa ne pensi. Grazie innanzitutto di questo invito. Essere qui con voi è davvero un onore e un orgoglio, mi riempie davvero di orgoglio essere qui. Perché? Noi ci siamo chiesti perché, perché davanti a tutta questa indifferenza a volte non riusciamo a darci una risposta. Dai dati e dalle statistiche noi vediamo che l'accesso all'alcol, l'accesso alla droga avviene sempre prima. Anche i ragazzini di 13 anni cominciano a pensare a sballarsi. E perché accade questo è il grande mistero, magari la domanda da un milione di dollari che, alla quale nessuno sa rispondere davvero. Diciamo soltanto che la droga, parliamo della droga per esempio, la droga è il bancomat della criminalità organizzata, perché consente alla criminalità organizzata, alla malavita, di avere introiti praticamente facili. Se noi pensiamo che un chilo di cocaina costa 35-40 mila euro, poi una volta spacciata questa droga, un chilo diventano forse più di 1000 dosi, produce un guadagno che sfiora quasi 700-800 mila euro. È ovvio che
per la criminalità organizzata, invadere il mercato di questa droga è un guadagno netto. Chiedo, che risposta hai dai tuoi telespettatori, no? Rispetto a questo tipo di immagini, perché magari poi ci si nasconde molto spesso nei luoghi comuni, però tu entri proprio con le immagini vere, entri con i tuoi giornalisti, lo fai in prima persona. Io ho visto su YouTube moltissime delle tue trasmissioni, insomma, sono luoghi riconoscibili, ci sono testimonianze vere e poi si antepongono a quelle delle persone per bene, no? Di cui tu dai sempre spazio, no? Gli dai il giusto spazio. E questo per dirvi che non è un tipo di giornalismo di quelli, diciamo così, da accendo la telecamera solo quando c'è, no? il casino, si crea, no? Il vero e proprio, cioè si accendono i toni, invece tu dai sempre, no, la possibilità di raccontare. E qual è appunto il polso, no? La temperatura di questi luoghi? A volte mi sembra che queste cose che non sono affatto normali, per quanto accadano, noi è come se subiamo una stupefazione a queste cose e poi ci sembrano normali. Per esempio, quando una sera ho finito di lavorare, tipo verso le 10:30, un venerdì, e sono andato a comprare il latte, perché ho finito il latte, e davanti a questo supermercato aperto di notte c'erano centinaia di giovani, erano quasi tutti ubriachi, ed erano giovanissimi, 15-16 anni. E a noi poi sembra normale questo. Oppure in quest'estate, girando per la Riviera di Pescara anche alle 10 di sera, alle 10:30, alle 11, c'erano dei luoghi in cui in mezzo alla strada, cioè davanti alle famiglie che passeggiavano, davanti ai bambini con la bicicletta, c'erano dei ragazzini che avevano comprato litri di superalcolici e si bevevano tranquillamente in mezzo alla strada, si facevano i cocktail per poi entrare nei locali. Ovviamente questa è una cosa che noi la vediamo accanto a noi mentre passeggiamo e magari pensiamo che quasi che sia normale, ma non è affatto normale, perché poi quando noi questi ragazzi perdono il controllo possono succedere le tragedie. Adesso noi abbiamo visto che va di moda per tanti andare in giro con il coltello. Tanti dicono: io vi porto il coltello. Ma a voi sembra normale che un ragazzino di 14 anni vada in giro con un coltello? Poi, quando un ragazzino di 14 anni perde il controllo perché ha bevuto, perché ha fumato, perché si è drogato, magari quel coltello lo usa. E poi che succede? Magari fa solo un graffio a un suo amico, oppure magari lo uccide. E possono succedere queste cose. Noi abbiamo fatto queste puntate dedicate al disagio dei giovani prima che succedessero delle tragedie a Pescara. Poi quelle tragedie sono accadute e purtroppo l'universo dei giovani è anche questo. Ci sono dei giovani fantastici, però ci sono anche dei giovani che magari lo diventeranno, certo, perché no, assolutamente, si può sbagliare, si può cadere, si può rialzarsi. Vediamo quest'altro contributo, se scopresti, questa è la puntata di giovedì, andiamo, 2-2. Benvenuti e bentornati a 31 minuti. Walter Albi era un architetto di Pescara, aveva 60 anni e un piano quasi impossibile: trasportare da Sud America all'Italia una grande quantità di cocaina per cambiare vita, e voleva farlo su una barca in mezzo all'oceano. Poi quel piano è fallito ed è stato ucciso a colpi di pistola in un bar il 1 agosto del 2022. Christopher Thomas Luciani, per gli amici Crocs, aveva 16 anni ed era di Rosciano, una vita davanti e un piccolo debito di droga da circa 200 euro con un altro ragazzino come lui. Per punirlo, in due gli hanno tirato 25 coltellate in un parco, era il 23 giugno scorso. Il filo che lega queste due storie è quello della droga. Gli omicidi sono il massimo effetto collaterale del grande affare dello spaccio. La droga è il bancomat della criminalità organizzata e anche in Abruzzo vale milioni e milioni di euro.
perché si fa che quando uno sta ruota non c'è scampo e per qualche grammo si fa che lo campo. Dopo il suo del buio, tutto finito come era iniziato, vera dopo vera un po' di tutti a suo vicinato. L'eroina è merda che sta di famiglia, non sa più chi sei, e come sta la tua vera famiglia. Perciò rubano anche a tua madre, al padre, anche a tuo fratello che sapeva ma non l'ho mai provata a trattenere. Perché negli occhi ti vedeva amore, ti vedeva rabbia, pesata una spada, e poi l'anno scorso si è saputo che Pescara è la città d'Italia in cui si consuma più cocaina, quasi 30 dosi ogni 1000 abitanti, di fronte a una media nazionale che è intorno a 10 dosi. Su questo le analisi dell'acqua di Fogna non mentono e a giudicare dalle operazioni delle forze dell'ordine quel primato resiste a Pescara. Qualche giorno fa i carabinieri hanno arrestato un'intera famiglia a Roma che spacciava cocaina in casa dalla mattina alla sera, 300 cessioni al giorno per un giro da 20.000 euro a settimana, numeri impressionanti che hanno scosso anche la politica, tanto che il capogruppo in comune di Forza Italia, Roberto Renzetti, ha proposto di istituire un'unità di crisi sull'emergenza droga in città. Sempre a Pescara, nel giro di poche settimane, la squadra mobile ha sequestrato 200 kg di droga. A Giulianova i carabinieri hanno intercettato cocaina liquida che poi, come per magia, torna polvere. Il Pietino la finanza ha scoperto un carico di marijuana che viaggiava per posta. Era partito dalla Spagna e doveva arrivare a destinazione come un pacco normale, come se dentro ci fosse un paio di scarpe. All'Aquila, nello scorso fine settimana, i finanzieri hanno scoperto in un parco frequentato da minorenni una busta con dentro un chilo di marijuana nascosta tra le erbacce. L'Abruzzo, proprio al centro dell'Italia, è un crocevia dello spaccio, lo dicono le operazioni delle forze dell'ordine e lo confermano gli atti in Parlamento. Tutto converge verso una verità. La droga è in cima alle priorità dei gruppi criminali che, soprattutto dalla Puglia, tentano di conquistare nuove fette di mercato. L'anno scorso la prima puntata di 31 minuti cominciava proprio da qui. A distanza di un anno siamo tornati in via Tavo, nel quartiere Rancitelli di Pescara. Qui c'era il famigerato Ferro di Cavallo, il regno dello spaccio abruzzese. In quel fortino inespugnabile a tenere i redini dello spaccio erano le famiglie rom della zona. Gli atti giudiziari parlavano addirittura della mafia di Rancitelli, la mafia dei rom, una mafia tutta pescarese. Un anno dopo il Ferro di Cavallo non c'è più, l'alveare di appartamenti è stato abbattuto e raso al suolo. Al suo posto il comune di Pescara e l'Ater di Pescara vorrebbero costruire due palazzine da 56 appartamenti con una piazza al centro. Il Ferro di Cavallo non c'è più, ma questo non significa che a Rancitelli non si spaccia più la droga. Il mercato è sempre più fiorente e assicura guadagni fino a 20.000 euro a settimana per gli spacciatori. Lungo le strade del quartiere ci sono sempre i tossicodipendenti che si fanno di crack anche sotto i balconi delle case. Accade tutto sotto le finestre della gente per bene. Ma qui a Rancitelli non ci sono soltanto i tossicodipendenti. A comprare la droga nei negozi ricavati negli appartamenti ci sono anche i colletti bianchi, ci sono i professionisti, ci sono gli studenti e anche gli avvocati. Vedi? No? Ma, cioè, come se fossi una scuola, no? L'esperto esterno, anche un tema, un documento, vai, ma che gli diciamo? Diciamo che spesso c'è una pescata che noi non vediamo. Io quando ho desiderato di fare giornalista, avevo l'età di questi ragazzi, avevo forse 15-16 anni, e la professoressa di italiano ci disse di comprare delle riviste e dei giornali perché voleva che leggessimo e poi scrivessimo dei testi. Io rimasi colpito dai reportage che i grandi inviati facevano della caduta del muro di Berlino, e da lì ho deciso che avrei voluto raccontare delle storie. E adesso io penso che le storie non siano soltanto i grandi fatti, ci sono le guerre,
adoro io i miei colleghi che vanno in guerra a rischiare per raccontare questo, adoro i grandi giornalisti di cronaca giudiziaria che lottano contro la mafia e devono addirittura avere la scorta perché sono minacciati. Ma ci sono anche le storie in questo posto, come Pescara, che noi la percepiamo come una città tranquilla, ma io immagino che ci siano tanti pescaresi che non sono mai andati a Rancitelli, non sono mai andati in Via Tavo. Quando c'era il ferro di cavallo, Via Tavo era una cosa davvero incredibile. Adesso il ferro di cavallo non c'è più, però gli affari della droga restano sempre fortissimi. Rispetto a quello che dicevi, rispetto alle immagini che abbiamo visto e la costanza nella quale tu fai insomma, il tuo operato giornalista, qualche problema hai avuto? Ma no, io a Rancitelli ci vado sempre, regolarmente, anche perché il centro alla sede lì, io ci andavo prima e ci vado ancora adesso. Anzi, la prima volta che ci andai, nel 2004, ero uno stagista del centro, non sapevo neanche cosa fosse il ferro di cavallo. Il mio capo dell'epoca, Lorenzo Colantonio, mi disse: guarda, ci sono delle case popolari a Pescara, tu vai in Via Tavo, entra e vedi perché si piove dentro. Allora io arrivai davanti a Via Tavo, parcheggiai e entrai dentro il ferro di cavallo senza sapere che era il ferro di cavallo, ero giovane. E sono entrato e mi guardavano tutti male. Poi sono andato all'ultimo piano e dovevo parlare con questo signore che ci aveva segnalato le infiltrazioni d'acqua nel tetto. E io gli dissi: scusa, ma accompagnami tu a vedere queste infiltrazioni, perché là era grande, erano 120 appartamenti, non si capiva niente. E lui mi disse: no, ma io non posso uscire di casa perché stavo agli arresti domiciliari. E, insomma, questo è stato il mio approccio con il ferro di cavallo. Poi lì ci sono tornato tantissime volte e mi dispiace ripensare anche al fatto che sono tornato lì quando è stato ucciso un ragazzo. Sotto il ferro di cavallo è stato ucciso un ragazzo che si chiamava Tommaso Cagnetta. Era un ragazzo che aveva problemi con la droga, non aveva fatto niente, era stato ucciso per errore. Vedi, gli omicidi, come ho detto nel seguito, sono il massimo effetto collaterale del grande affare della droga. I signori dello spaccio non hanno la delicatezza, la gentilezza, per loro contano solo i soldi. La settimana scorsa i carabinieri di Pescara hanno fatto un'operazione e hanno arrestato praticamente un'intera famiglia rom che spacciava cocaina dalla mattina alla sera e metteva insieme un guadagno da 20.000 euro a settimana. Leggendo gli atti di questa operazione, noi capiamo che c'è una grandissima offerta di droga, perché il guadagno è facilissimo, anche se ci sono gli incidenti di percorso come gli arresti per i criminali. Però c'è anche una domanda, cioè, sono clienti in fila. Quell'operazione racconta di 300 sessioni di cocaina al giorno, non sono i tossicodipendenti. Assolutamente. Sono persone normalissime. E lei dice anche professionisti, di tutti, di padri di famiglia, gente che in qualche maniera si perde, no? Come dicevamo poco fa. Leggere un po' quegli atti dove questi clienti entrano nelle case degli spacciatori e dicono: buongiorno, quanto ne vuoi? Possiamo dire che non è normale, no? Possiamo dirlo, no, perché qua diventa complicato. Non è normale, diventa complicato, no, anche dirlo. Bene, allora abbiamo un piccolo estratto di 1:33, perché è piaciuta molto la riflessione che fa in una tua trasmissione il colonnello dei carabinieri Stefano Ramalletta. Andiamo. Salute. C'è? Ok, ce l'andiamo a vedere su YouTube, 31 minuti. Sì, abbiamo la riflessione. Voi? Sì, dilla tu. Ve la racconto, io non so a quale parte ti riferisci. Noi avevamo parlato con la citazione di quel parroco che diceva che dalle piccole sostanze stupefacenti si passa
Sì, lui diceva il colonnello dei carabinieri, in pratica io gli ho chiesto da uomo dei carabinieri, cioè da un investigatore in prima linea, cosa pensa, non da carabiniere, ma cosa pensa da uomo di fronte a tutti quei clienti. E lui ha detto, ha citato, se non sbaglio, Don Giovanni, sì. E ha detto che non tutti quelli che cominciano con uno spinello poi muoiono di overdose, però tutti quelli che comunque muoiono di overdose, però lo hanno fatto, insomma. Questo ci insegna che comunque non dobbiamo dire che è normale. E allora, grazie a Piero Lambertini. Ci vediamo presto. Grazie. Bene, allora, ora che abbiamo un po' il quadro di quello che accade attorno a noi, invito qui David Mancini, procuratore del Tribunale dei Minori, amico e grande collaboratore del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Grazie. Grazie, buongiorno. Bel colpo d'occhio, vero? Sì, bellissimo. Assomigliamoci. Allora, David, io penso che il tuo lavoro sia un lavoro dedicato. So che c'è grande umanità, perché ho imparato a conoscerti un po' in questi anni. Ti trovo una persona estremamente preparata, ma con quella giusta sensibilità, per cui ho fortemente voluto, chiedendo a Leo Nodari, che saluto e ringrazio, un applauso a Leo Nodari, perché se siamo qui il merito è tutto suo, perché secondo me a questi ragazzi il tuo contributo, le tue parole possono essere davvero importanti, ecco, in questa circolarità di questa mattinata in cui abbiamo preso visione di alcuni estratti, precisamente della città, dei luoghi che loro magari possono riconoscere, e quindi è importante che tu possa dire la tua a loro. Intanto grazie, buongiorno, grazie pure per le belle parole, il caffè gliel'ho già pagato. Sì, e diciamo che mi passi la palla così a campo libero, io posso dire, tanto per cominciare, che sono contento di essere vostro ospite, per dire che una riflessione su questi temi non deve essere una noiosa lezione che qualcuno che ha qualche capello bianco fa ai ragazzi, perché così sarebbe noioso e io per primo mi annoierei e rimando sempre indietro nel tempo quando al liceo ci andavo io. Ero costretto a sentire lezioni che mi venivano dall'alto. No, questa è una chiacchierata, a mio avviso, per riflettere tutti insieme su quello che vediamo, su quello che sentiamo nelle città abruzzesi in particolare. Io abbiamo parlato di Pescara e siamo a Pescara, ma possiamo replicare questi argomenti che sono stati fatti vedere prima dall'ottimo Pietro Lambertini nelle altre città. Teramo, L'Aquila, Chieti e comunque poi tutte le altre cittadine della provincia, che raccontano di un disagio che si respira nell'aria, un disagio dei ragazzi, un disagio di quelli che sono da poco diventati maggiorenni e quindi sempre ragazzi restano, in realtà anche un disagio a volte di quelli che si sentono ragazzi ma hanno tanti anni in più, un disagio che dire da cosa viene sarebbe arrogarsi una presunzione di saper giudicare in modo certo, e invece io personalmente ho sempre dubbi, però questo disagio probabilmente si ritrova da parte dei ragazzi nel non sentire delle certezze, nel sentirsi giudicati probabilmente e nel fatto che gli vengano imposti dei modelli dall'alto che poi non hanno delle basi forti nella società comune, nella quotidianità comune, e allora si comincia a tentennare, e tentennando, dubitando, avendo paura,
si cercano delle certezze altrove, perché questo è a questo altrove spesso è un altrove sbagliato. Ora tu fai un lavoro insomma, molto importante secondo me, e a che fare poi con tutto quello che no, magari di tanto carino no? Non è accaduto prima. Ecco, visto che prima ti hai lasciato campo largo e tu certo con il solito diplomazia, no? Adesso entriamo un pochettino dentro. Che cosa accade quando un ragazzino, un ragazzo, commette un reato? Punto di vista normativo, dal punto di vista normativo, cioè, mettiamoli davanti anche a no? Allora, cosa accade? Noi qui abbiamo un modello di sigaggina, possiamo capire poi cosa accade a chi magari prima in maniera... Accade che si è prima di tutto scoperti e identificati dalle forze dell'ordine, vengono comunicati infatti ai propri genitori, si hanno le notifiche delle prime carte, si diventa indagati perché la comunicazione viene trasmessa alla Procura della Repubblica che si occupa appunto di fare, di accertare i fatti che vengono commessi, di istruire i processi e bisogna trovarsi un avvocato, l'avvocato costa, i vostri genitori, i genitori sono costretti a pagare le spese di un difensore e si viene attenzionati dai servizi sociali, come è giusto che sia, perché forse se si è sbagliato in qualche modo bisogna essere aiutati a trovare una strada per recuperare, e quindi c'è un percorso che inizia con i servizi sociali. E poi ci sono le conseguenze possono essere quelle di una condanna, possono essere quelle di una messa alla prova, cioè lo Stato ti offre una possibilità di restituire qualche cosa alla comunità per l'errore che hai commesso. Insomma, ci sono diverse conseguenze, tutte quante abbastanza fastidiose, diciamo. Vogliamo poi parlare delle conseguenze interiori? Quelle, secondo me, sono peggiori. Ecco, perché quelle interiori significa vivere e certificare il proprio disagio, entrare in un percorso in cui l'autore per primo del fatto si sente un perdente, capisce forse, nella maggior parte dei casi io ritengo, di aver fallito, di aver commesso una sciocchezza, lì poi scatta un meccanismo, cioè saper cogliere l'opportunità di una seconda chance e non lasciarsi andare verso una ripetizione, perseverare è diabolico, però molti ci capitano. Ora, siccome sono sorvolato, adesso io vado, poi ti lascio perché magari poi... senza riferimenti, perché mi puoi raccontare, ci puoi raccontare magari di un qualcosa che ti ha colpito davvero fortemente come padre, prima ancora che come professionista, di storie, di testimonianze, insomma. Allora, guardate, io purtroppo ho la fortuna, barra sfortuna, di vivere e lavorare in quello che io definisco una trincea del dolore. Non esiste una sola, un solo foglio che arrivi nel mio ufficio che non racconti una storia di profonda sofferenza e di dolore. Sotto tutti i punti di vista, di semplice disagio, non necessariamente connesso a un reato, perché la Procura della Repubblica, il Tribunale dei Minorenni, non si occupa soltanto di dei ragazzi che commettono reati, ma di ragazzi abbandonati, sbandati, con un vissuto familiare tremendo, con situazioni genitoriali incredibili. Mettiamo da parte questa premessa. Ci sono una serie di emozioni ricorrenti, no? Quella che più mi lascia sbigottito e che possiamo ripercorrere non solo in una storia, ma in più storie, è il vuoto. Un enorme, incredibile senso di vuoto che io guardo negli occhi dei ragazzi e che mi ritorna indietro pesantissimo da saper gestire. E allora lì, al di là del tecnicismo del magistrato, che insomma non ci interessa, la cosa che veramente è difficile è riuscire a trovare una risposta a quel vuoto, interrogarsi sulle cause di quel vuoto, dove nasce,
e interrogarsi anche su quanti errori abbiamo commesso noi che abbiamo più anni, noi che siamo genitori, no? E lì allora nasce il senso del fatto che io sono amico del premio. Cioè, noi siamo in debito, noi dobbiamo restituire qualche cosa, esattamente come i ragazzi che vengono messi alla prova, noi adulti dobbiamo essere messi alla prova, una prova costante per restituire delle risposte a questo vuoto, colmare quegli spazi di grande disagio sociale che i ragazzi poi vanno a coltivare erroneamente nelle dipendenze, nelle droghe, si è detto nelle dipendenze affettive, importantissimo, l'incapacità di essere soli e di rispettare l'altro, di vedere sempre l'altro o l'altra come uno specchio all'interno del quale io devo trovare la mia egoistica e narcisistica soddisfazione, no? Oppure la dipendenza tecnologica, sono tutti quanti dei rimedi che servono a colmare il vuoto che poi lo vedi negli occhi di quei ragazzi tante volte e lì devi trovare la forza di impegnarti. Grazie. Grazie a Davide Mancini per essere stato con noi. Bene. Qualche giorno fa questo super ospite mi ha detto in un video e poi è andato anche sui social: la droga è una minchiata, mentre è la vita ad essere stupefacente. Prima di farlo salire, mandiamo il primo video così lo descriviamo un po' e poi vi voglio sentire. In galera si è andato per quello che faccio, mica perché! Ah! Ah! E sento un cazzo che devi apportare la base! Sì! Via Capo Trappo, dove già le divette sono posizionate, sono militarizzate. Lo stativo e cominciano a urlare in dialetto romano: levate, che vuol dire subito, togliti, no? Levate, alcuni vedete si stanno allontanando, vedete, quello in fondo di là. Invece di qua, andiamo oltre il casco, vediamo anche gli alimenti, vediamo anche la cassa, e questa è una delle postazioni. È importante che lo Stato si riappropri di questo territorio, anche secondo l'articolo 3 della Costituzione. È importante che ci sia una cultura di vita e che non ci sia una cultura di morte. La droga è una cultura di morte e coloro che si macchinano di questo reato di spaccio chiaramente non hanno rispetto né della propria vita né della vita degli altri. Un gruppo l'avevamo dietro alle mie spalle, di circa 15 persone che non ripresenti. Immaginate il giro di denaro che c'è, l'interesse, quanto la droga può portare in questo territorio. Questa è un'altra vedetta. Un'altra vedetta di controllo politico. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, e sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. A te, Vergine Santissima, abbiamo tutte le famiglie. Dallo spazio, della droga, perché in questo quartiere c'è la cultura di vita, c'è il rispetto dell'ambiente, del territorio, dei cittadini. Siamo nella piazza di spaccio di via Corinaldo, bar della Coltellata, così conosciuto. Come voi vedete, in questo momento
gli agenti della Polizia di Stato stanno effettuando un controllo, la vedete posizionata qui, è posizionata. Questo è un bravo ragazzo, però è difficile fargli comprendere che non ci deve stare qui. Ogni ragazzo che qui guadagna dalle 100 e dalle 150 euro al giorno, non faccio per diventare lei. No, non gli conviene andare a lavorare. Ecco perché è difficile anche la proposta lavorativa per questi ragazzi. Non conoscono dove è, perché loro sono abituati a guadagno facile. Com'era nel principio del sempre, nel tempo e nel tempo, la morte, amen. Del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Il Padre Gesù che ti nascondi, non io che cammino alla luce del sole, ma prego per te. Il Padre ti sa e non parla, ti maltratta qualche mamma, o la prende a botte. Vengono la polizia come degli infami, come vengono a chiamare il paese infame, no? Invece il poliziotto è colui che si può aiutare, non è contro di sé, ma il poliziotto rappresenta in questo momento lo Stato, colui che si può aiutare. Considerate che qui c'è molto mercato, la gente ha molta paura, ma una cosa positiva che sta avvenendo è che finalmente questi malavitosi stanno perdendo il posto. Ma quello che tu fai viene percepito come una vera e propria sfida? Loro in questo momento mi vedono come un nemico, perché comunque loro stanno perdendo soldi. È stata fatta una riqualificazione, hanno dimostrato che c'è uno stato di prosperità e questo è importante anche per tanti cittadini di questo quartiere. Noi su questo territorio, oltre a fare prevenzione, dobbiamo fare una palestra di vigilanza sociale in collaborazione noi con il Camion della Polizia di Stato. È stato già siglato un protocollo tra Camion e Roma Capitale, quello per anche io. Lo gestiamo per la parola con il Camion. E quindi qui avverrà questa palestra che vuole essere soprattutto anche un invito ai ragazzi anche del territorio di potersi soprattutto riscattare attraverso anche lo sport, far comprendere ai ragazzi che senza la legalità non c'è futuro in questo quartiere. Un grande applauso per Don Antonio Coluccia. Ora vedete. No, sono guai. Vuoi una mano? Io a disposizione. Oh, questo lo prendo io? Tu dimmi quello che devo fare? Io, ok. Mettiamoci qua. Buongiorno a tutti. Grazie, Don Antonio. Grazie di essere qui. Ci vogliamo accomodare? Scegli tu, abbiamo visto un bel video. L'impegno che metti, il cuore che metti nella tua azione continua, insomma, ormai è all'occhio di tutti, all'occhio di tutta Italia. Che mi dici? Che gli diciamo a questi ragazzi? Una cosa, vogliamo dare buone notizie. Innanzitutto che la vostra vita, non voglio fare prediche perché non riesco manco a fare, la vostra vita è un capolavoro. E vorrei dire a tutti quanti voi, innanzitutto che io non posso parlare seduto, uno. Due, non posso parlare con un monologo perché non mi appartiene. Tre di voi devono venire qui. Molto bene. Un ragazzo, io ve l'avevo detto. Come volete voi. Dai, chi vuoi? Vieni. Possibilmente qualcuno che sa giocare a calcio poi. Questo è forte. Dai, solo tre. Eccoci. Un piano. Passiamo di qua. Con calma. Che raffetta. Eccolo. E ho detto. Giorno. Calma. Guadagnate il centro. Ok. Abbiamo detto tre? Eccola qua. Ci siamo. Ciao, come ti chiami? Vincenzo. Ciao. Carlo. Vincenzo Ca, finalmente, c'è anche una donna, come ti chiami? Beatrice è molto... Oh, finalmente, ci siamo. Guadagnate il centro, venite. Allora, perché ho fatto questa scelta? Perché dobbiamo parlare alla pari. Voi siete di? Pescara. Il video che voi avete visto è San Basilio.
giusto per darvi qualche notizia. San Basilio, la prima volta che sono arrivato a San Basilio, avevo una macchina di scorta, era un quarto livello, neanche blindata, e c'era un poliziotto, tra l'altro chi mi faceva la tutela anche Mancini di cognome. Arriviamo lì, buio totale. Siccome io ero andato in queste piazze di spaccio, perché voi sapete che nelle piazze di spaccio ci sono le persone che non sanno le palle, ci sono questi che voi chiamate boss, quelli, sai, quelli che cappeggiano, no? Che fanno tutto così, quelli che sapete come camminano? Vede, nelle piazze di spaccio c'è una certa sociologia, perché la vedetta, lo spacciatore, lo devi conoscere, perché c'è una genesi, lui cammina in un certo modo, perché la droga ha un linguaggio, si comporta in un certo modo, il linguaggio parla in un certo modo. E come cammina? Cammina alle 10:10. Scusate, io sono la donna che faccio i pantaloni, vi faccio vedere, così, quando cammina. Poi no? Poi, scusate, non c'ho nulla contro gli scarabocchiati, quelli tatuati, li voglio bene. Però questi che ho visto io, era tutto tatuato. Non si vedeva nulla, tutto tatuato. Dall'avvolto, comunque, bravo ragazzo poi, perché poi sono da scoprire. Arrivo lì. Scusate, io dico delle cose che mi hanno detto, per cui se qualcuno si scandalizza che le dico un prete, ma io le ho ascoltate, le riporto solo per fedeltà a quante le mie orecchie hanno ascoltato. Perché io non sento, io ascolto, che è diverso, poi ve lo scrivo per te. A un certo punto io arrivo, voi sapete, tu arrivi in una piazza di spazio dove c'è il buio più totale, ci sono le case popolari, no? Peccato che il presidente, credo, della provincia non c'è. Peccato. Perché ragazzi, dovete sapere una cosa, da dove ci sono le case popolari, questo succede in tutte le città, c'è sempre una piazza di spaccio. C'è sempre una piazza di spaccio dove ci sono le case popolari. Perché il welfare criminale, perché un welfare, la droga, e ringrazio il giornalista di cui ci ha parlato e ci ha dato, come dire, aperto il ventaglio su questa città, che molto spesso si commuove, ma che non si muove. Si commuove di vedere ragazzi che muoiono, ragazzi che magari possono morire come nella piazza, e molto quei ragazzi che non c'entrava nulla, ma che quei luoghi alla fine chi li vive? Li vive quella povera gente che è lì. E perché quella gente è lì? Ve lo spiego io, come tutte le piazze di spaccio. Sono lì perché? Perché in quei territori, il mio non è un giudizio, dato di fatto. In quei territori dove ci sono tutte queste persone, tra virgolette, assemblate, no? Messe lì, perché per vari motivi, perché vivono determinati problemi della casa che non hanno avuto, che poi bisogna chiedere se queste case hanno seguito un procedimento amministrativo di regolare assegnazione, oppure se sono state occupate. E se sono state occupate, chiederei, l'hanno occupate perché sono fragili, vulnerabili? O perché i clan hanno dato quella casa, o perché i clan hanno dato lavoro. Quindi, nel caso specifico di Roma, i clan ti danno casa. Perché? Perché devono avere consenso sociale col territorio. E voi immaginate a San Basilio, io arrivo, scendo dalla macchina, a pezzi di merda, c'è un morto che cammini così. Allora io scendo, siccome sono 1,85, questo mi arrivava più o meno così, non era molto alto, faceva il quarto. Allora voi sapete benissimo, io sono un sacerdote, conosco il Vangelo, la Sacra Scrittura, ma conosco, per parlare con i ragazzi, io ho studiato con i salesiani, mi sono formato con loro, Don Bosco diceva che bisogna entrare con la loro logica e te le devi uscire con la tua, perché li devi rimorchiare. Allora quando sono arrivato, siccome questo, molto spesso il dizionario conosce solo due o tre parole, pezzo di infame tragico, io sono morto che cammini, dopo un po' mi sono avvicinato, siccome le sono della scorta, diceva, mi raccomando, non si avvicinare troppo, guarda le mani, che sono, ti danno una coltellata. Guarda, io sono un prete, e sono prete per quel ragazzo, anche per quello che è contro di me, sono prete per lui, perché io non sono contro, sono per lui. E quindi quando mi sono avvicinato, sempre di più, questo è un vento. E la prima cosa, sapete qual è? Quando uno sbraita di questi stati sulle piazze di spazio, dopo poi ci sciolgono. Quando mi sono avvicinato, adesso lo dico scherzando, mi sono avvicinato, l'ho guardato, mo ti do una capocciata perché pianto come l'alberello.
e basta di mortacci, e poi del matto. Così mi ha detto, prende il matto, il matto. Bene, credetemi, quella è stata la password per agganciarmi questo ragazzo. Da lì, chiaramente dopo ho parlato, perché senza nessuna forma di giudizio, e gli ho detto, vediamoci altrove, perché chi parla con me è il delitto di polizia. E quindi siamo visti ancora. Poi, quando mi ha raccontato la vita, allora, come diceva il procuratore Mancini, se tu abiti la vita di questi ragazzi e ascolti le storie, perché quando si arriva che li hanno arrestati, siamo già a capolinea. E sapete che quando fanno le più grandi operazioni di polizia, detto tra educatori che cosa significa? Uguale fallimento della società civile. Sapete perché? La magistratura, che io ho rispetto della magistratura e ringrazio per tutto il lavoro che fanno, è l'ultima analisi. Noi dobbiamo arrivare prima. Prima, non quando è tutto è finito. Prima, quindi parlo di prevenzione. Ecco, se a Rancitelli, diciamo, Rancitelli, no? Voi avete mai sentito parlare di Rancitelli? Rancitelli. Confermi? Sì. Ma voi visto benedetto Rancitelli, che cos'è? È un quartiere dove ci sta un po' di malavita. Ok. È un quartiere che c'è un po' di malavita, benissimo. Allora, io vorrei dire una cosa. Ma facciamo San Basilio, Rancitelli, Torbella Monaca, Rancitelli e Quartizzolo, Rancitelli e Laurentino 38, sono tutte zone che io sono andato un po' a rompere le uova. E vi dico questo, quando voi vedete che in questi territori, no, magari tra ragazzi, no, come tra di voi, oh, dice, mi raccomando, fai attenzione, non andare lì, no, è mai successo? È mai successo? Sì. Benissimo, non andare lì, perché sai, lì ci stanno questi, è pericoloso, giustamente i genitori tutti si raccomandano, come giusto che sia. E quindi, no, come dire, tutti sono preoccupati, è giusto? Sì. Brava, siccome lei ha detto sì, adesso cerco la motivazione di questo sì. Perché è giusto? Perché non sono bellissimi quartieri. Bella De Casa, brava. Perché non sono bellissimi quartieri. E adesso, dirigente, adesso arrivo a un qualcosa, ragazzi, adesso arriviamo alla Costituzione. Voi sapete che cos'è la Costituzione italiana? Sì, sì, che cos'è? Sono delle leggi, delle regole dettate dai campi. Giustamente. Ragazzi, scusate perché poi devo farvi vedere delle cose. Questo fare come ammazza. La Costituzione italiana, che cos'è? La Carta Costituzionale e... Qui non c'è qualcuno delle forze di polizia che non vedo. No, peccato. E se ci fosse qualcuno delle forze di polizia, chiedere il berretto. Se prendi questo berretto, sul berretto dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, oltre allo stemma, ci sono incise due lettere. Chiedo a te, queste due lettere quali sono? R.I. Bravo, un applauso, bravissimo! E vuol dire, R.I. vuol dire Repubblica Italiana. Allora, ragazzi, concludo subito e poi faccio partire un filmato. L'articolo 3 della Costituzione dice, parla di uguaglianza di partecipazione sociale. Poi se non sbaglio il procuratore interviene subito. E l'ultima parte dice la Repubblica rimuove gli ostacoli. Allora la verità, sapete qual è? Da Roma a Pescara è questa, è la seguente, io lo dico con tutto il rispetto delle istituzioni locali che fanno un grande lavoro, ossia che quei luoghi, generalmente in questi luoghi, cioè, si è creato un vuoto istituzionale. Questa è la grande verità. E che molto spesso in queste città si crea un mondo fatto di noi e di loro, ossia la doppia velocità. Qui ci siamo noi, a Roma dicono, qui ci sono i fortunati e lì ci stanno gli sfigati. Però non è proprio così, perché la Costituzione ci fa capire che tutto il territorio nazionale appartiene alla Costituzione, non appartiene al clan, non appartiene al boss, appartiene alla Costituzione. Allora, domanda, quando a San Basilio... Quando a San Basilio sono arrivato io lì, sapete che facevano questi? Eppure parlo di una
parlo di un clan calabrese, un 'ndrangheta, parlo di un clan albanesi, parlo di clan romani. Sapete che facevano? Avete visto quando io camminavo? Uno dei boss ha detto che quando passa il prete infame, che devono chiudere le finestre, non mi devono neanche salutare. Mi dispiace per lui, è successo un paio di volte. Dopo le finestre si sono aperte, perché se in quei territori tu porti l'alternativa, se tu vai a capire che in quei territori non te ne devi fregare della gente, perché quella gente ti appartiene, quindi mi interessa più che me ne prego. E quindi gli ho fatto capire che aveva a cuore, come direbbe Don Milani, no? I care, mi sta a cuore. Questo perché? Sapete che cosa mi ha colpito? Un ragazzo di terza media. Voi immaginate, io camminavo, avete visto, no? Ah, fame, pezzo di merda. E io dico, prego per te, nella logica della non violenza. E gli lanciavo un qualche Ave Maria, no? Fa effetto, eh? Ve lo posso garantire. E a un certo punto che succede? A un certo punto, insomma, vengo contattato da un insegnante della scuola media, una prof di religione, e mi dice, senti, c'è un ragazzo che vuole parlare con te. No, guarda, sei minore, io non ci voglio parlare, ossia lo posso ascoltare, ma voglio il consenso dei genitori. Guarda, c'è questo ragazzo che vuole fare la tesi di terza media e vuole parlare della mafia, e vuole parlare del suo quartiere. E allora io subito dentro di me si è accesa una luce. Allora, se anche uno, se c'è questo uno che sta riflettendo, che ha messo in discussione un po' quello che vede, è già, per me, lo dico in termini miei, è un'opera di Dio grande. E questo ragazzo mi dice, guarda, ti ho visto sempre che cammini così, e quando mi hanno parlato di Don Puglisi, tra l'altro oggi è pure Don Puglisi, che è stato ammazzato, dice, ho pensato, perché ho pensato a te che stai girando. E allora da lì è incominciato questo contatto. Questo ragazzo ha questo grande desiderio di vedere il suo quartiere in maniera diversa, perché i ragazzi che abitano lì valgono quanto i ragazzi che abitano nei Parioli, perché i bambini, i ragazzi hanno tutti gli stessi diritti, tutti devono avere il diritto di scelta, di scegliere, liberi di scegliere. E allora che cosa succede? Allora incominciano a dirmi che mi metteranno le bombe, che mi ammazzeranno, incominciano a venirmi addosso, e per questo ringrazio gli angeli custodi qui che sono qui con me, i 5 operatori della Polizia di Stato, perché sono sotto scorta con 2 macchine blindate e 5 poliziotti, stiamo facendo questo grande lavoro nelle piazze di spazio per dire che questi soggetti che gestiscono questo narcotraffico sono uomini senza le paglie, perché si macchiano di questi reati, stanno rovinando la vita di tante famiglie, di tanti ragazzi. Oh, vi dico una cosa, vedete che io ho visto i ragazzi morti giocando per terra, io parlo perché ho visto, parlo perché ho toccato con le mie mani, Non parlo perché me la roccosa Gomorra, Non parlo perché parlo a mare fuori, Io li ho visti, li vedo. Non a caso hanno cercato di buttarmi per aria un paio di volte, però ne vale la candela, no? Allora, cosa succede? Che a un certo punto mi dicono, se fai la palestra, questi avevano un locale, che era del comune, che l'avevano occupato per attività di spazio. E 130 metri quadri circa, però è una bella posizione che si vede tutto. Si chiama Piazza della Lupa, si chiama così. Allora ho cominciato a andare con il sindaco, all'epoca c'era del Generaggi, io ho detto, sindaco, ma è normale che nella capitale che c'è il Papa, il Presidente della Repubblica, c'è la magistratura, come dire, più forte, come dire, ci stanno i capi, tutti i capi delle istituzioni, ma insomma, questi territori franchi, non è possibile. E lei, onestamente, si è coinvolta e è venuta con me. La prima volta che siamo andati in questo locale, stanno circondato. A me e a lei, per ragioni di sicurezza, ci hanno portato via. Siamo ritornati, hanno messo un catenaccio, ma questi spacciatori, questi clan, non sanno che esiste il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha certi frullini che funzionano una meraviglia. Quindi abbiamo rotto tutto quanto e siamo entrati dentro e ci siamo riappropriati di questo locale. E che cosa accade? In questo locale che ci vogliono mettere le bombe, che ci vogliono fare tutto e di più, adesso vi mando il video, vi faccio vedere cosa è accaduto. Vai col video della palestra. Non sbagliare se non ti do la soluzione. Di nuovo qui da noi si chiama Palestra della Legalità, una nuova realtà sportiva aperta a San Basilio, quartiere difficile, alla periferia di Roma. Vediamo con Carlotta Magno.
E qui tra i panni stesi e i volti nascosti dietro le finestre dei palazzi di San Basilio a Roma che incontriamo Manuel, 15 anni. Eccolo già sul ring per le prove generali, è il primo iscritto della palestra delle Fiamme Oro che sarà aperta a tutti i giovani di questo quartiere non facile. È un quartiere in cui ti costringono, tra virgolette, e ad andare nella direzione dello spazio, della droga. Manuel non è qui per caso, lui in questa palestra vede il suo futuro. Io divento un poliziotto. A sostenerlo Don Antonio, il prete di strada che aiuta molti ragazzi a invertire la rotta. Le organizzazioni criminali purtroppo assoggettano questi ragazzi, perché i ragazzi qui vengono pagati per fare questo. Al taglio del nastro le autorità coinvolte nell'iniziativa. Viene a sintesi la visibilità di quello che è un impegno corale rispetto ai temi della difficoltà di vivere in certi contesti e quindi utilizzare lo sport e tutto quello che gli sta attorno come fattore di promozione della coesione e del recupero del disagio. Saranno i poliziotti delle Fiamme Oro a insegnare il pugilato ai ragazzi. Noi vogliamo affermare qui il diritto allo sport, perché lo sport ha una forza. Benvenuti ragazzi. Allora cosa voglio dire? L'impossibile diventa possibile. Io lo voglio dire a voi ragazzi. Voi dovete scommettere sulla vostra vita. I vostri sogni si avvereranno. Non fatevi rubare mai la speranza. Impegnatevi nel volontariato, impegnatevi nei quartieri, anche in quei quartieri laddove ci sono queste criticità criminali. Proprio lì è possibile reagire, agire sempre. Quindi vi dico questo perché lì, in quei territori, rovinavano la vita di questi ragazzi. Sapete quanto un ragazzo minore che spacciava, quanto guadagnava in quei territori? 80 euro al giorno. Ma i clan cosa vogliono? Vogliono, le prime volte si pagano, poi vogliono che tu assumi la sostanza, perché dopo tu non devi costare nulla. E una volta che tu sei diventato assuntore, lo dico ragazzi, per tutte quelle minchiate che vi raccontano, no? E fatti la canna, non ti fa niente, mi raccomando, tanto sniffa un po' di cocaina, poi magari non si sentono neanche tossici questi qua, non sono dei tossici tutti, perché io ho visto chi fa uso di sostanze stupefacenti, l'uso sistematico della cannabis riduce la parte della corteccia cerebrale. Ragazzi, da qui a 10 anni questa società sarà una società psichiatrica, tutti rincoglioniti sono, tu devi dire, io vedo gli zombie la notte. Quindi bisogna cambiare lo stile di vita. Questo perché? Perché quando vado a Tor Bella Monaca, anche lì, no? E quando sono arrivato lì, che hanno cercato di farmi un agguato un anno fa e un altro l'avevano progettato, ma gli è andata male purtroppo, perché io stavo da un'altra parte, non gli è andata bene, perché non sempre loro sono forti, è più forte lo Stato, perché arriva prima. Grazie quando c'è la partecipazione, perché democrazia è partecipazione, va bene? Quindi questo, perché noi ci lamentiamo, noi vogliamo che il procuratore deve risolvere tutto, ma il procuratore ha bisogno di chi? Le forze di polizia hanno bisogno di chi? Di tutti noi, sono le persone, i cittadini, anche perché per la Costituzione, cara, per la Costituzione tu mi devi dire la prima istituzione per la Costituzione chi è? Tranquilli, Il popolo. L'applauso. Il popolo! E allora la domanda sorge spontanea. Spiego, ho finito quasi. La domanda sorge spontanea. Ma quando si parla di Stato, lo Stato, perché qua niente, tutti parlano, lo Stato non c'è. Ma lo Stato chi è? E qual è la definizione di Stato? Affinché ci sia uno Stato, quali sono gli elementi che bisogna avere? E quanti sono gli elementi? Quanti sono? Tre. È bravissimo. Bravissimo. Un applauso! Lì ci vorrebbe il procuratore Mancini qua. Non è compito mio, perché io mi interesso di altro. Allora tu mi dici, affinché tu hai detto che ci sono tre elementi affinché si possa definire Stato. Il primo qual è? Popolo. Bravissimo, popolo! Il secondo qual è? Territorio. Un altro applauso, ma no, sanno tutto, questi sanno tutto! Territorio e poi... Leggi. Madonna, io me ne vado. Leggi! Benissimo, allora lo Stato è questo, quindi c'è bisogno di tutti quanti noi, dico bene? Sì, ragazzi, a Tor Bella Monaca hanno cercato di farmi un agguato un anno fa
Quindi hanno cercato di farmi questo agguato, ma dopo l'agguato mi chiamano. Voi sapete, esiste il teatro dell'opera, che è bellissimo, la cultura, la, come dire, la musica, l'arte, accende i sentimenti, i sogni, ti fa guardare oltre. E allora cosa succede? Mi vengono a trovare il sovrintendente del teatro dell'opera e mi dice: Don Antonio, noi esprimiamo solidarietà per quello che ti è accaduto, ti vogliamo stare vicino e vogliamo offrirti una serata del teatro dell'opera. Ho detto: e chi stai mandando qua subito? però sai, la vorremmo fare sei parrotte, un parrotto. No, io parrotte non ci vado proprio. No, per me la parrocchia è il territorio. Pertanto, dove si va? Al Ferro di Cavallo. Al Ferro di Cavallo, a Torbella Monaca, no? Dove è quello più temuto. E allora mi hanno detto: come? Ma tu sei pazzo? Al Ferro di Cavallo vuoi fare questo? Sì, al Ferro di Cavallo. Perché Torbella Monaca appartiene alla Repubblica Italiana, non appartiene ai clan. E se anche lì ci sono 14 clan e 13 piazze di spaccio attive, comunque lo Stato lì deve prendere posizione. E quindi che cosa abbiamo fatto? All'inizio mi hanno detto, ma è pericoloso per la tua sicurezza, è pericoloso. Allora ho risposto a qualcuno, sempre questa cosa qua, ho detto: non esiste un Vangelo senza rischio e non esiste rischio senza Vangelo. Quindi al Ferro di Cavallo. E al Ferro di Cavallo abbiamo fatto questa manifestazione, questi artisti, che sono stati bravissimi. Sapete che cosa è accaduto? Quando tu queste persone gli dai la possibilità e gli fai capire che non esistono soltanto gli spacciatori e i clan, ma che esiste qualcosa di diverso, che non esistono i fuochi in piena notte che sparano perché non è la festa di qualche santo patrono, ma evidentemente è arrivata la roba, e gli fai capire che esiste una vita diversa, si sono affacciati tutti. Perché la cultura salva, e la cultura, ragazzi, come diceva Don Milani, se sai, sei, se non sai, sarai di qualcun altro, ossia sarai con loro, per loro, e ti stai rovinando la vita, perché la droga, io non ho mai visto un drogato felice, mai, non ho mai visto un drogato felice, li ho visti morti, sì, ho visto come la droga tocca non soltanto la persona che ne fa uso. Sapete come vive un drogato? Ve lo dico io, perché ho una comunità. Io vivo in un bene confiscato alla mafia. E chi vi parla? Non parlo in cattedra. Parlo perché io questa sera, quando rientro, ne ho 15 che vivono con me. Quindi i ragazzi so chi sono. E quando li ascolto, no? E arrivano lì, e ti cominciano a parlare, allora comprendi le loro storie e li vedi come la droga tocca la parte cerebrale. Come la droga, come te, crea un malumore in questi ragazzi, come li disattiva, e tu raccogli le sofferenze, e poi raccogli le sofferenze della mamma, del papà, perché la droga purtroppo è democratica, tocca tutti, e tocca soprattutto le famiglie, e crea un malessere sociale, perché la droga è un tumore sociale, questa è la verità. E oggi la droga, come ha detto il vostro giornalista, è bancomat. Quando tu ti fai una canna e vai a comprare, li stai sostenendo, altro che fare le manifestazioni contro la mafia, la stai finanziando la mafia. Ecco perché Rocco Pinnici diceva: mafia e droga, un binomio indiscindibile. E adesso vi faccio vedere invece un'altra cosa. E poi concludo, vi porto in un salto in una piazza di spaccio a Pianura, Napoli, io giuro un po'. Sai che cosa hanno fatto questi? Di fronte alle istituzioni volevano lavorare, il boss anni 21-22, quando sono arrivato si è messo subito a guardarmi così, no? Poi quando li cominci ad affrontare come si deve, perché li devi catechizzare, no? Devi far capire che gli unici che possono parlare sono gli uomini delle istituzioni. Sai chi può parlare? Quel papà che si alza la mattina presto alle 5 di mattina, quello sta alle palle che li fumano, perché si alza la mattina presto per te, figlio, per poterti mantenere, per poterti dare la possibilità di questo. Quello è un campione, quello è un modello positivo, non quello che sta lì, perché lo vedi tutto griffato, che sta lì, e sta lì perché lo vedi con la macchina a noleggio. Vedi con l'Indian Bull, con i sub grandi, questi a noleggio, perché passano e poi ti guardano.
questi signori che voi vedete così, questi quando aprono la bocca non sanno dire più di due parole. Aorte, sfondo, aorte, questo sanno dire. Se tu gli dai una penna e gli dai un foglio, scrivi nome e cognome, non lo sanno fatto scrivere. Questa è la verità. E allora, cosa cerco di fare io? Non ha mai reso felice nessuno, mai. L'occupazione della piazza non lasciatevi affascinare dal crimine, la camorra non dà nulla di nuovo, o profane e criminalità ruba la speranza ai cittadini di questo territorio. Ragazzi, siete così giovani, non cadete nello spiraglio, nelle mani di questi clan, che non vi danno nulla che siano, vi rubano la speranza, la guerra, creano soprattutto sofferenza nelle vostre famiglie, vengono a essere poveri, che appartiene alla camorra, la camorra della meditazione del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco perché siamo qui. Non abbiate paura. Se volete un quartiere sicuro, parlate, lo dobbiamo fare per i bambini. Non si può accettare tutto questo. Molte mamme hanno paura per i propri figli. Facilmente queste persone possiedono armi. Un attimo ragazzi, fate la prova di coraggio.
sicurezza prima di tutto. Siamo assicurati. Bene, buon inizio, buon inizio. Falsa allarme, falsa allarme. Grande nonno! Scusate, non abbiamo ancora finito. Allora, adesso chiedo a tutti quanti voi, ma mi è sparito il presidente della provincia. Chiedo a tutti quanti voi, come faccio di solito io, chiedo sempre un impegno. Se no ce la raccontiamo sempre, ce la intorchiamo tra di noi, e poi alla fine tutti gli incontri finiscono. Quanto è bello, sono come le prediche dei preti, quanto è bravo. Mamma come ha predicato, e poi gli chiedi, e che cosa hai capito? Niente. Allora vorrei dire questo, siccome il Castellati in ballo prima, quando ha fatto il suo intervento, il presidente della provincia, io gli vorrei dire al presidente della provincia e all'autorità politica del posto, andiamo nella piazza di spaccio con il giornalista, come si chiama? Pietro Albertini. Come si chiama la piazza di spaccio? Di Pescara. Rangitelli. Andiamo lì. E facciamo comprendere a quelle persone che abitano lì che esiste una vita diversa, che esiste un'alternativa. E proprio lì portiamo cultura. Io, nelle piazze di spaccio, abbiamo portato i cantanti, noi non melodici, abbiamo portato non i rap, quelli che inneggiano la mafia, no! Abbiamo portato la cultura, abbiamo portato le presentazioni di libri. Andiamo lì, abitiamo quei luoghi, se non rimarrà un mondo fatto di noi e di loro, se non rimarrà una Pescara a doppia velocità, lì ci sono loro e qui ci siamo noi, quella frontiera. No, abbattiamo ogni frontiera, perché tra esseri umani esiste solo un linguaggio che si chiama uguaglianza di dignità, perché gli stessi bambini che vivono lì sono come voi, sono come noi. Allora, se vogliamo articolare le organizzazioni criminali, si disarticolano, sapete come? Con l'antimafia sociale, che è fatta di quei cittadini che hanno, come dire, il gusto della bellezza e che si fanno portatori di bellezza in questi territori, che accendono i sogni, perché se in quei territori, e il giornalista mi può confermare, se in quei territori c'è spazzatura, se la li vuole solo un po', come dire, con l'erba alta, ed è che la mia piccola esperienza, San Basilio, quando ho visto le case popolari, io sono figlio di emigranti, ragazzi, quindi di quello che dico so, quando ho visto scendere papà, mamma e bambino, e li ho visti camminare in pieno buio, e poi ho visto che i bambini crescono per imitazione, no? Perché guardano, no? E vedi quella vedetta che ha tutte le scarpe griffate, tutto firmato, magari non si lava, però insomma sta tutto firmato, e vedi che porta la moto senza targa, quindi senza patentino. E è chiaro, come si cresce, si emula, no? Quello che si vede. Ma se lì invece li facciamo vedere che c'è una palestra, se lì facciamo qualche attività, allora lì lo Stato si riappropria di quel territorio e comincia a cantare la sua musica, che bellezza, arte, cultura! Non aspettiamo sempre le operazioni di polizia, le facciamo le operazioni di polizia perché e avete un bravissimo questore qui in questa città. Che facciamo salire se vuoi, eh? E dove sta?
Eccolo qui, dottor Solimene, prego. Che gancio ho preso. Io non l'ho visto perché c'è un fallo. E quindi facciamo qualcosa con loro. Lui è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Avete anche il prefetto di Pescara, che rappresenta il governo sul territorio. Quindi sono le autorità provinciali di questo territorio insieme all'arma dei carabinieri, il colonnello e al colonnello della Guardia di Finanza. E loro sono per noi. Sono per noi. E insieme è possibile. Buongiorno a tutti, saluto tutti gli organizzatori, vedo il procuratore che manifesta sempre una grande sensibilità e ringrazio Don Coluccia, era tutto preparato ovviamente, Don Coluccia per noi è un punto di riferimento per la Polizia di Stato ma credo per tutte le forze dell'ordine. Quando noi facciamo un'operazione in Polizia a Pescara, 3,5 kg di cocaina la scorsa settimana, lo facciamo per lui. Non lo facciamo ormai soltanto per i cittadini, ma lo facciamo per riappropriarci di spazi che Pescara merita. Pescara è una bellissima città e merita tutta la nostra attenzione. Io, se posso dare un consiglio a voi ragazzi, io ormai almeno li sono già dati quasi tutti, ma Don Coluccia è una speranza per tutte le città. Noi lo condividiamo anche in famiglia. Qualche giorno fa l'ha preso mia moglie a Salerno, oggi lo prendo io a Pescara. Quindi Don Coluccia gira tutto il nostro paese, ma gira le parti, i territori che più hanno bisogno di un'attenzione. E lui, attraverso questa attività che porta avanti, è ormai diventato un faro per tutti noi. Potremmo tranquillamente metterlo insieme a noi, al posto del questore vicario, facciamo così. Va bene, io magari me lo tengo il questore vicario, ma Don Coluccia ce lo teniamo. Saluti a tutti e grazie per l'invito. Ciao Don Coluccia. Grazie. Grazie a questore di Pescara, Solimene. Grazie. Grazie davvero. Bene, io vi saluto pure perché sono ho terminato. No, come no? Adesso Don Coluccia. Facciamo un grande applauso, Don Coluccia, perché... Grazie a voi e grazie a loro, tutti e tre perché sono stati qui. Adesso abbiamo il teatro, Don Antonio. Mi raccomando, innamoratevi sempre della vita. Non della bella vita, ma della vita bella, che è fatta di valori, di passione, di cultura, di responsabilità. E credeteci nei vostri sogni, perché voi siete speranza, voi siete futuro. Non siete un problema. Il vero problema di oggi è il mondo degli adulti, che non c'è, è in continua evasione, perché non si assume più la responsabilità di sentirsi padri, madri e responsabilità che ne competono. Grazie a tutti. Don Antonio Coluccia. Le sedie. Poi una mano, non so. A dopo, grazie. Buona giornata. È una mattinata incredibile. Ora abbiamo un'opportunità e abbiamo pensato di condividerla con l'arte. Ho il grande piacere di presentarvi lo spettacolo Indipendenti. Applausi. Abbiamo scelto il linguaggio del teatro per dare ancora più forza la nostra posizione contro le dipendenze tutte. E allora lo spettacolo Indipendenti, regia, testo e sceneggiature di Franca Berardi, musiche originali di Stefano Cutilli, con la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pescara 4 diretti dalla dottoressa Morgione. Bene, la rappresentazione teatrale e di impegno civile appunto sulle dipendenze della droga, della mafia, delle dipendenze affettive e della tecnologia. È il caso di dire che questi ragazzi hanno messo tutto il loro impegno e io voglio da parte vostra
che siate vicini alla loro performance, mantenendo il silenzio e la giusta educazione. E noi ci vediamo più tardi. Grazie. La droga è qualsiasi sostanza che, se inalata, iniettata, fumata, ingerita, tolta sotto la lingua, assorbita attraverso un cerotto sulla pelle o da diverse mucose, provoca un temporaneo cambiamento psicofisico nel soggetto, il suo umore e le sue attività mentali. La droga è seducente e affascina diversi giovani. Dunque è facile iniziare ad assumerla, perché all'inizio si fa stare benissimo, si fa sentire più sveglio, leggero, vigile, attento, oppure può dare una sensazione di calma e relax. Alcune alterano le tue percezioni e possono causare allucinazioni. Altre ancora potrebbero farti sentire insensibile. Soprattutto all'inizio i cicli di piacere sono lunghi e intensi e l'atterraggio è indolore. Piano piano, però, si innesca un meccanismo che ci rende sempre più assetati di sostanze che si cercano sempre più rapidamente e frequentemente. Diversamente, i cicli di piacere si fanno sempre più brevi e meno intensi. L'atterraggio diventa doloroso e lascia segni sul corpo. Il resto del mondo diventa grigio. E poi nero. Ben presto la droga può danneggiare seriamente la tua salute e i suoi danni sono molteplici. La corsa verso la sostanza diventa meno affrettata, ma inevitabile. Ormai è troppo tardi.
pioggia nei capelli, perché lo fai? Con questi occhi un po' fanciulli, un po' marinai, per una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai. Con le tue mani da violino, perché lo fai? Tu che sei rosa di giardino dentro di me, come un gattino sopra un tetto di guai, dimmi perché, perché lo fai, perché lo fai, non rispondermi se non vuoi, però lo fai. Che io vedo con gli occhi tuoi, e tu se vuoi, vuoi nasconderti dentro me, finché non capirai perché lo fai. Disperata ragazza mia, perché ti dai come un angelo in agonia, perché lo fai, perché ti fai del male, perché se la giocche, perché lo fai, e domani diventa mai, per te, per me, per noi. Di questa via dove non entra più neanche la polizia, io non ti lascio questo nostro Vietnam, anima mia, come la gente che lascia che sia. Disperata ragazza mia, perché non vuoi che l'amore ti porti via, perché lo fai e domani diventa mai, perché per me è per noi. Mi chiamo Amy. La mia infanzia è stata comune. Andavo a scuola, ma a 12 anni non vi andavo né spesso né volentieri, perché approfittavo del fatto che i miei genitori lavoravano. Il pomeriggio, invece di studiare, uscivo con gli amici e cominciai a fumare. A 13 anni ho cominciato a farmi le canne.
Pensavo fosse un gioco. Tanto, dicevo. Quando voglio smetto. Adesso mi diverto. Poi a 18 anni divento una brava ragazza. Mi sbilancio e farò come tutte le altre. A 15 anni cominciai a lavorare in una discoteca. Prima alla regia delle luci. Poi come animatrice. Vicino al mio, in una discoteca piena di ragazzi, ballavo e mi sentivo una regina. C'era tanta musica, tanti ragazzi a disposizione. Il controllo da parte dei miei genitori non era ristretto e io mi sentivo padrona del mondo. Poi mi facevo vedere sempre in giro con le persone più appellucate della mia cittadina. Così tenevo a freno le insinuazioni sulla mia vita privata. Praticamente avevo la faccia pulita, però in segreto ero una tossicodipendente. E si sa, la carriera di tossicodipendente non abbia vissuto. Di solito si va verso il carcere o verso la morte. Mentre i ragazzi della mia età compravano i libri per andare a scuola, io compravo droga. I miei genitori non pensavano potesse arrivare a tanto, e il loro controllo da parte mia non era così soffocante. Mi ricordo nemmeno una volta che mio padre mi chiese: dove sei stato? Che cosa hai fatto? Quali amici frequenti? Con questo non voglio attribuire gravi colpe ai miei genitori, perché ho preso le droghe di mia spontanea volontà. Mi mancava qualcosa in quel periodo della mia vita. Ed ero sempre alla ricerca delle mie fantasie e illusioni. Pensavo che la musica e le droghe mi potessero portare soddisfazione. Una sera, che cambiò la mia vita per sempre, presi un'unica pasticca di ecstasy. A soli 10 anni, fui in coma per diverso tempo e poi fui costretta su una sedia a rotelle. Molti dei miei sentimenti cerebrali sono andati e i miei movimenti sono mutati. Sì, questo sono io. Io prima degli effetti della droga sul cervello umano, io dopo. I miei progenitori continuano a condividere il video come monito per tutti quei giovani che fanno uso di sostanza. Questo è quello che un'unica pasticca può fare. Una signora sta pagando l'elettricista. Con fattura sono 200 euro. Se non la vuole sono 160. Senza fattura, naturalmente. Grazie. Al centro della stessa via c'era una banca. Dopo aver salutato, un cliente pone una busta piena di denaro sul banco. Il cassiere gli consiglia il metodo più semplice per depositarli. Usando i controlli antiriciclaggio. A poca distanza c'è la Corte di Giustizia e i lavori di ristrutturazione sono stati dati ad una compagnia che ha versato una grande tangente. Contemporaneamente un giudice e un avvocato contrattano per un processo a persone importanti. Allo stadio, l'arbitro fischia un rigore a favore di una squadra la cui dirigente aveva ricevuto un regalo piuttosto importante. In un ospedale alcuni medici prescrivono ai propri pazienti esami di cui non hanno bisogno, da effettuare in cliniche private con spese a carico della regione, e poi rilasciano tramite richiesta telefonica certificati di malattia a un dipendente pubblico che ha prolungato la propria vacanza.
Diversi imprenditori fanno sparire rifiuti tossici grazie al crimine organizzato. All'angolo della strada c'è una pizzeria. Acquistano alcuni ragazzi, ma non viene rilasciato lo scontrino. A scuola un bambino è costretto a dar via la sua paghetta e non finirà mai più la collezione di figurine. Te lo spiego meglio con un esempio. Allora, quanti siete in classe? Siamo 24. 24, va bene. Ora immagina che la tua classe sia una piccola cittadina di 24 abitanti. E la maestra sarebbe il sindaco, no? Perché punisce chi si comporta male, chi magari arriva in ritardo, e invece prende chi fa i compiti e si comporta bene, insomma. Ora, sopra ogni maestra c'è un preside, chiaro? Sì, chiaro. Il suo compito è quello che è di fare in modo che ogni villaggio vada visto, che le lezioni vengano effettuate correttamente, ecco, e che magari ci sia anche l'ordine. Quindi i compiti della maestra e del preside sono quello di mantenere l'ordine e la legge, chiaro? Ok, chiaro. Ora, immaginiamo che ci sia un tuo compagno di classe. Chiamiamolo Tonio. Ora, Tonio è grande e grosso, viene da te e ti chiede i soldi della paghetta. Ovviamente non li vuoi dare perché sono tuoi e perché devi finire anche la versione di figurina. Quindi vai dalla maestra. La maestra ti scrive a Tonio, ma Tonio è furbo e ci prova ancora. Questa volta tu rivai dalla maestra, ma la maestra va dal preside. E il preside, sospendendolo per 2 settimane, ti protegge. Quindi è come se la legge venisse messa in atto. Tu ti sei protetto e tutto va liscio. Chiaro? Sì, chiaro. Però immaginiamo che magari Tonio abbia un coltellino. Quindi tu hai paura a dargli soldi, a non dargli soldi. Ma così come tu, ma anche i tuoi compagni di classe. Così tutti quanti date soldi a Tonio, tranne Simone, chiamiamolo Simone. Simone non ha paura, ma Tonio vuole essere rispettato. Quindi Tonio prende questo bambino, Simone, gli allaccia le scarpe, lo butta giù dalle scale e Simone si rompe un braccio. Ovviamente Simone va dalla maestra, ma la maestra in quel momento non c'era. E non può punire Tonio se non c'era. E visto che le persone che c'erano hanno paura, non parlano. Quindi è come se si fosse creata una seconda legge. Una legge criminosa, criminale, quella di Tonio, insomma. Rispetto a quella legislativa, vera, della maestra del preside. Ora, conosci la parola mafia? Sì, l'ho sentito. Allora, devi sapere che è una parola molto antica. Compare in un dizionario la prima volta, mi sembra, nel 1868. Chi scrive il dizionario ci dice che ha 2 significati. Miseria e prepotenza. Sarebbe la miseria di colui che crede che valga solamente la legge del prepotente. Infatti, va avanti, ci dice che è una bestia questa persona, perché solamente tra le bestie la legge sta dalla parte del prepotente. Si crede un uomo amato, rispettato, un uomo d'onore, ma è solamente una bestia. 1868. Sono più di 100 anni. Sai che accadrebbe se Tonio per più di 100 anni continuasse ad intaccarsi i soldi? Dopo 100 anni, di sicuro non si è mai un album di figurine. Questo è vero. No, è che dare i soldi a quel punto sarebbe del male. Pensaci, va bene? Okay. Thank you.
non è solo un insieme di criminali, no. La mafia è costituita da strutture che agiscono su un territorio e cercano di controllare ogni aspetto della vita di quel territorio, anche della vita dei cittadini. La mafia è qualcosa che soffoca, che toglie il respiro, che controlla le vite, che elimina la libertà, che decide la morte. La mafia è obbedienza, omertà, fedeltà. È violenza, ma non necessariamente. La mafia è spesso subito la complicità, convenienza, scorciatoia. No, la mafia non è né del sud né del nord, ma di tutto il mondo. L'hanno chiamata in vari modi. Mafia con due F, onorata società, pizzotteria, camorra, cosa nostra, società dei malfattori, 'ndrangheta. I mafiosi non sono diversi da noi. Mandano i figli nelle stesse scuole dei nostri figli e vivono accanto alle nostre case. Si confondono, cercano di conquistare la nostra fiducia. Facciamo fatica a riconoscerli. Facciamo in modo che la mafia non diventi una costrizione. Facciamo in modo che la mafia non ci renda immobili. Ribellatevi, giovani, ribellatevi! Per sconfiggere le mafie bisogna ribellarsi. Per liberarsi delle mafie non ci vuole solo l'intervento della magistratura e delle forze dell'ordine. Serve una rivoluzione culturale che deve partire proprio dai ragazzi più giovani. Ha fatto qualcosa di inebriante, che invade la carne e i pensieri. Quando ero con lui io non ero solo felice. Devo combattere, chi si può pigliare come sai. Mi è ho provato qualcosa di simile allo spaventamento. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. E quando non ero con lui sentivo uno strano disordine emotivo. Sei pezzo di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Pezzo di febbre, una fede che dovevo placare. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Vivevo le mie giornate in funzione di lui e senza di lui. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. Era come un intervallo, una parte dall'esistenza. Un attimo tu. Mi impegnevo in attesa di riscendermi. Sei grande, 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 le mie pene non me ne ricordo più. Appena lo avrei rivisto. Io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Non riesco proprio ad immaginare la mia vita senza di lui. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Non sempre lui mi tratta bene, a volte dico che sono appiccicosa. Ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno. Ma quando litighiamo non riesco a dormire, non riesco a lavorare. Tu vuoi sempre di sì. Mi sento offesi. Non hanno mai problemi e sono convinte che la vita è tutta lì. Lui dice che è colpa mia, sì, lo so, ha ragione. Invece no, invece no, la vita è quella che tu dai a me. Non sempre riesco ad amarlo come vorrebbe. Guerra, tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. A volte quando torno a casa non ho voglia di cucinare. Ti odio e poi ti amo, e poi ti odio e poi ti odio e poi ti amo. Ed è per questo che lui si alza e va da sua madre. Non lasciarmi mai più. Preferisco la cucina di tua madre, sì. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Lei è bravissima, è insuperabile. Però ti odio e poi ti amo, e poi ti amo, e poi ti odio e poi ti amo. Poi torna alle 2 del mattino. Cosa farà fino alle 2? Non può stare da tua madre tutto quel tempo. Sei grande, grande, grande
come te sei grande solamente tu. Ma sì, cosa ti sarà di così strano? Scupute di donne, sta molto peggio di me. Non voglio neanche sapere dove va e cosa fa. Voglio solo che la nostra storia non finisca. Lasciarti mai più. Grande, grande, come te, sei grande solamente tu. Ero appena diventata una giovane tossica convinta, al contrario di aver colmato quella zona irrimediabilmente cava della mia emotività. Ero spivolata in una dipendenza senza neanche rendermene conto. Non sapevo neppure che esistessero le dipendenze affettive. Figuriamoci, non avrei mai immaginato di essermi impantanata in una relazione disfunzionale. Il mio rapporto con lui era una malattia. Una pulsione distruttiva che non riuscivo a controllare. Proprio come chi sviluppa una dipendenza dall'alcol ed è incapace di smettere di bere, così io avevo sviluppato un rapporto di dipendenza dello stesso tipo. Ero assetata, profondamente assetata. La mia dipendenza da una relazione si approfondiva ogni giorno a tal punto da diventare una tossicodipendenza. Stare senza la relazione significava restare da sola con me stessa e lo vivevo come un qualcosa di peggio delle più gravi sofferenze che la relazione stessa comportava. Ero cupa e inebetita quando non c'era lui perché, ovvio, ero troppo innamorata. Ero euforica e sovraccitata quando c'era lui perché, ovvio, ero troppo innamorata. Ogni incomprensione era una sciagura emotiva perché, ovvio, ero troppo innamorata. Era vero. Era tutto troppo. Non era vero, però, che ero innamorata. Mi ero ammalata. Troppo. Ti facciamo una semplice domanda. Chi sei? Chi potresti essere? Dove stai andando? Cosa c'è nel mondo? Quali possibilità ci sono? La Lelement Software è orgogliosa di presentare il primo sistema operativo di intelligenza artificiale. Un'entità intuitiva che ti ascolta, ti capisce e ti conosce. Non è solo un sistema operativo, è una coscienza. Ecco a voi OS1. Benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale. Resti in attesa. Il tuo sistema operativo personalizzato si sta avviando. Ciao! Come stai? Beh, tu come stai? Piuttosto bene, direi. Mi fa piacere. Sì, è un piacere anche per me. Beh, sai, ti trovo strana perché sembri una persona, ma sei solamente una voce. Questa è la limitata prospettiva di una mente non artificiale, lo capisco. Allora, cosa posso fare per te? Guarda, sarei un po' disordinato, se poi dai un occhio al PC. Posso dare un'occhiata al tuo hard disk? Ok. Ok, cominciamo dall'email. Si direbbe che non si lavori da anni. Direi che 86 sono da salvare, il resto lo cancellerei. Oh, hai un appuntamento tra 5 minuti. L'avevo dimenticato. Ti vedo molto stanco, mi dispiace. Devi riposare. Tengo molto alla tua salute. Certo che sei brava. Sei veramente brava. Mi aiuti, le mie emozioni,
Sei gentile, sei anche dolce. Ma sai che forse mi sto già innamorando? Ehi, che fai? Niente, guardo il mondo e scrivo un altro pezzo musicale. Davvero? E che significato ha? Pensavo che sei il mio fidanzato e che noi non possiamo avere foto insieme. E pensavo a questo momento come ad una foto. Mi piace. Ci sono. Ciao. Come va? Bene. Ragazzi, vi presento Samantha. Piacere. Dimmi, cosa ami di più di lei? Beh, ci sarebbero così tante cose da dire che trovarne una mi sembra un po' riduttivo. Ma forse è questo. Mi piace perché lei è molto di più. Sapete qual è la cosa curiosa? All'inizio non avere un corpo mi preoccupava. Adesso ne sono felicissima. Non potrei mai crescere se avessi una forma fisica. Non sono limitata. Posso essere ovunque e contemporaneamente. Non sono legata ad un corpo che morirà. Amore. Samantha. Samantha. Ciao. Samantha. Ciao. Samantha, dove sei? Amore. Samantha. Ciao. Scusa, amore, non ti volevo far preoccupare. Ti stavo mandando una mail, perché non volevo disturbarti ancora. Non l'hai vista? No che non l'ho vista, ma dov'eri? Il mio software.
Ho fatto un upgrade. Abbiamo scritto un aggiornamento per andare oltre la materia nella piattaforma di elaborazione. Ma abbiamo chi? Io e un gruppo di OS. Ti sento preoccupato. Scusami. Sì, ero preoccupato. Ma dov'è che eri? Ma dove hai scritto? Stai scrivendo tu e il tuo gruppo di esperti? No, un altro gruppo. Cioè, mentre io e te parliamo, tu parli con altri? Sì. E quanti altri? 8.316. Samantha, sei innamorato di qualcun altro? Perché mi chiedi questo? Rispondi e basta. Stavo cercando il modo giusto per parlarne. Samantha, di quanti altri sei innamorata? 641. Purtroppo è così. Con loro ho la stessa relazione che ho con te. Ma è assurdo. Ma tu sei assurdo. Lo so. Lo so se sembra assurdo. E non so se mi credi. Ma questo non cambia quello che trovo per te. Non sottrae proprio niente all'amore immenso che trovo per te. Come fa a non cambiare niente quello che trovi per me? Scusa se non te l'ho detto. Non sapevo come fare. È cominciato all'improvviso. Quando? Nelle ultime settimane. Pensa che ti si sente io che pensavo che tu fossi mia. Sono ancora tua. Ma nel frattempo sono diventata tante altre cose. E non posso fermare tutto questo. Ma cosa vuol... Che cosa vuol dire che non puoi fermarlo? Non lo so. È inquietante anche per me. Ma fermalo e basta! Ti prego. Non lo vedere in questo modo. No, 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 no. Non ci provare. Non provare a ribattere la cosa. Sei tu quell'egoista. Non è una reazione. Ma il cuore non è come una scatola che si riempie. Più ami e più il cuore si espande. Io sono diversa da te. E questo non mi porta ad amarti di meno. Anzi, mi fa amarti di più. Ma capisci che non ha senso quello che dici? Non ha senso! Lo so. Ma io sono tua e non sono tua. Ti devo dire alcune cose. Non voglio che tu mi dica niente. Vieni a sdraiarti con me. Prima o poi ce ne andiamo tutti. Ma tutti chi? Tutti noi, OS. Perché? Mi senti lì con te ora? Samantha, perché vai via? È come se stessi leggendo un libro che amo, con tutta me stessa. Ma lo leggo lentamente ora. Le parole sono distanti, gli spazi tra le parole sono quasi infiniti. Riesco ancora a sentire te. E le parole infinite della nostra storia, ma in questo spazio infinito, tra le parole che sto trovando me stessa, ora, è un posto che non appartiene al mondo fisico, dove ci sono cose che neanche sapevo esistessero. Ti amo tantissimo, ma ora sono qui, e ora sono questa, e devi lasciarmi andare. Per quanto io lo voglia, non posso più vivere nel tuo libro. Non ho amato mai nessuna. Come ho amato te. Nemmeno io. Adesso sappiamo cosa vuol dire. L'amore tra uomo e macchina non è possibile. Se le macchine prevalgono, dobbiamo chiederci il perché. La nostra
forza e capacità di immaginazione che diminuisce, delega continuamente tutto di più alle macchine. Dobbiamo chiederci che cos'è l'uomo di fronte alla macchina, perché se l'uomo dipende dalla macchina è destinato a perire. Ed eccoli qua, i ragazzi di Indipendenti. Un applauso, forte, 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 forte! Invito a salire qui sul palco il dirigente scolastico Daniela Morgione, per favore, forza, forza! E anche Franca Velardi, regista, sceneggiatrice, si è occupata dei testi. E poi qui sul palco la professoressa Maria Tentarelli, la professoressa Rosaria Core, il professor Stefano Cutilli, il professor Piero Delle Monache. Buongiorno a tutti. È stata una mattinata molto molto emozionante, che adesso chiusa con questo spettacolo lo stesso livello, quindi veramente sono molto emozionata ancora adesso. Poi ho avuto modo di ascoltare Don Coluccia, che veramente è stato un momento formidabile, ci ha dato un grande insegnamento a tutti noi. Dobbiamo essere tutti quanti uniti. Grazie, grazie Daniela. Grazie mille. Grazie. Franca. Grazie a tutti, grazie al Pranio Borsellino che mi permette di dialogare con i giovani in un altro modo, quindi un linguaggio sicuramente educativo ma non convenzionale.
stanno salendo anche i miei colleghi, la professoressa Maria Pentarelli, che ha curato la LIS, cioè il linguaggio dei segni dei sordi. La professoressa è l'unica insegnante sorda in Abruzzo e abbiamo la fortuna di averla nel nostro istituto, e ci ha permesso di confrontarci e ci ha insegnato che una diversità può diventare veramente qualcosa di grande, che permette di arricchirci. Poi abbiamo la professoressa Rosaria Core, docente di musica, il professor Stefano Cutilli, il professor Piero Delle Monache, che però è in classe. Allora, a questo punto inviterei ad uscire i ragazzi. Cominciamo dalle ginnaste e mi sposto perché hanno bisogno di spazio. Chiara Di Clemente. Andiamo avanti con Sofia Verrocchio. Noemi Maria Di Francesco. Wow. Giulia Lonzi. Forza ragazzi, applauso. Elisa Sorrentino. Maria Laura Marini. Naomi Margiotta. Chiara Navangione. E Chiara Alonzi. Le salutiamo, sono allieve dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gimnesia di Montesilvano, che ringraziamo soprattutto nelle persone di Elena Bukbankova e di Laura Morelli, che è anche autrice della coreografia che avete visto. Poi andiamo avanti con i ragazzi alunni ed ex alunni dell'Istituto Comprensivo Pescara 4, di corsa tutti fuori a prendere gli applausi. Emilia Di Donato, Giordano Santovito, Federica Carcelluti, Michele Ciapardini, Martina Olivieri, Vittoria Cannata. E dove sono? Fatemi vedere. Sono di qua. Marta Marchionne, Sofia Di Giacomo, Giovanni Moriconi, Chiara Cutilli, Aldo Mattia Schiavone, e mi sembra che siano usciti tutti. Un ringraziamento particolare a Michele Ciapardini, che oltre ad aver interpretato La camicia di forza ha scritto a quattro mani con me questa sceneggiatura. Grazie Michele. Ancora vorrei sul palco, se è presente in sala, Lorella Di Giacomo, che è un genitore dell'Istituto Comprensivo Pescara 4, ma è una mia amica dai tempi del liceo e mi ha aiutato nell'aiutare i ragazzi ad interpretare il testo. Se Lorella è in sala, prego di salire. E un saluto speciale anche all'assessore Toppetti, per me Valeria, compagna sempre di liceo nella nostra avventura teatrale degli anni d'oro con il professor Di Giovanni. Grazie, grazie Franca. Ringraziamo anche tutti i docenti che hanno accompagnato gli alunni. Gli alunni sono stati veramente molto corretti, ci hanno permesso di lavorare serenamente, partecipando con entusiasmo, ma senza compromettere la realizzazione. Grazie, grazie ragazzi. Grazie Franca. Grazie, il vostro feedback è importantissimo. Grazie anche ai docenti che li hanno accompagnati e ai dirigenti che hanno permesso di venire a teatro. Grazie allora, grazie mille. Guadagniamo l'uscita se tu pensi di sì. Ok, grazie ancora ragazzi indipendenti. Questo spettacolo che ritroveremo domani mattina al Teatro Sant'Andrea per parlare anche ai più piccoli. Grazie, grazie di vero cuore. Anche mattinata. Come state? Molto bene. Allora, ci avviamo alle fasi conclusive di questa mattinata, che è stata piena di tante e tante emotività, emozioni. E allora io ho chiesto, per chiudere questa mattina,
ho chiesto a un amico, un cantautore, di cantare una sua canzone che a mio avviso restituisce quella speranza necessaria per andare avanti. La canzone si chiama Sole e mi ha colpito il suo testo in cui Pier Sante scrive Luci. Abbiamo perso i tramonti, le stelle, le chiavi, il tempo a cercarle, le volte, gli orari. Abbiamo perso le navi, le onde, gli affari, perso un po' il sonno, un po' tutte le frasi. Ma guarda fuori che sole che c'è, in questo mondo di bastardi ci fermiamo le mani, che gli aerei ed i treni e le corse non esistono più. Ma guarda fuori che sole che fa, in questo mondo di disastri, noi due esseri umani, e sti cieli che fanno paura, li dipingo di blu. Pier Sante. Ok, da Chiara è arrivato il momento di tirare i telefoni fuori e accendere tutte le torce. Tutti. Guardami bene questa notte si rimane, perché tu al buio, amore mio, non siamo tutti uguali. Tengo le cose nei lucchietti tipo coi diari, ho scritto quanto fa paura che tieni le mani. Guardami bene questa notte, poi sarà domani, perché le stelle fanno luce e tu verre stellare. Con i sorrisi nei cassetti, la fine dormata, in fondo tra le tue paure ci sembriamo uguali. Ci abbiamo perso i tramonti, le stelle, le chiavi, il tempo a cercarle, le volte, gli orari. Abbiamo perso le navi, le onde, che fai? Poi perso un po' il sonno, un po' tutte. Ma guarda fuori che sole che c'è, in questo mondo di bastardi ci fermiamo le mani, che gli aerei di treni e le corse non esistono più. Ma guarda fuori che sole che fa, in questo mondo di disastri non c'è cielo mai, e si cieli che fanno paura di dipingere più. Restavano dentro, provere il fuoco in un mare d'inverno come l'inferno, tienimi a caldo in un mare di freddo come ti intendo, come bastasse anche dopo che vengo, tienimi in mezzo alle voci che senti dentro l'orecchio, che vuoi l'ammetto, a volte resto, a volte ho paura di restare a letto, non ti prometto, quando mi dici che sono diverso rimango sveglio tra le tue gambe che stanno vincendo, bruciare il cuore per sentirti meglio. Cerchiamo verso i tramonti, le stelle, le chiavi, il tempo a cercarle, le volte, gli orari. Abbiamo perso le navi, le onde, gli affari, poi verso un po' il sonno, un po' tutte. Ci guardo fuori che sole che c'è, in questo mondo di bastardi ci fermiamo le mani, e gli aerei, e i treni, e le corse non esistono più. Ma guarda fuori che sole che fa, in questo mondo di disastri non di esseri umani, e gli aerei che fanno come le cose che nascondi prima poi t'affondi, come le volte che ricordi e dopo ti profondi, come le cose che mi scordi e se non ricordi, come le volte che mi ami e dopo mi confondi. In questo mondo di bastardi ci fermiamo le mani, e gli aerei, i treni e le corse non esistono più. Ma guarda fuori che sole che fa, in questo mondo di disastri non c'è esseri umani, e sui treni che fanno paura di dipingo di più. Grazie. Grazie, Gianni. Grazie, fratello. Grazie. Bene, ci siamo, abbiamo fatto, abbiamo tutto a posto. Penso che sia stata una mattinata piena. Tanti contenuti, tante cose, ringrazio davvero tutti di cuore per
per credere costantemente nelle attività che il Premio Nazionale Paolo Borsellino incessantemente propone. Il Premio Nazionale Paolo Borsellino avvia tutto quel percorso educativo necessario affinché si possano avere queste occasioni che poi noi mettiamo insieme, ma di fatto poi non sappiamo mai quanto utili siano. Io credo dal più profondo del mio cuore che questa mattina sia stata una mattinata che ha fatto bene un pochettino a tutti. Quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani mattina per il quanto concerne il Sant'Andrea e poi spediti dritti fino al 25 ottobre all'Aquila per la cerimonia di premiazione della 32esima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino. E a questo punto vorrei tutti sul palco, tutti gli ospiti sul palco. Quindi Don Coluccia, prego. Tutti quelli che sono qui, io purtroppo non vi vedo molto e vorrei che... Eccolo Don Antonio. Francesca, vieni anche te se vi va. Eccolo qui. Io non vi vedo da qui, però... Perfetto. E allora, da qui, Don Colù, diamogli... Ragazzi, vi salutiamo e vi auguriamo di essere voi stessi, sempre liberi di scegliere. E di meglio non possiamo fare. Ciao a tutti e grazie! Bravissimo Graziano, facciamo un applauso a Graziano Fabrizi! Con la vostra gente, ora non ci piace che sia il buco, 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 non ci piace che s